andiamo adesso a guardare il registro acuto dello strumento e così completiamo le note, almeno quelle basilari che possiamo trovare sul sax. Allora, le chiavi che andiamo a guardare, ve le faccio vedere prima singolarmente, perché sono mischiate qua in questo, col contrasto probabilmente non si notano bene. Una è questa e la chiameremo chiave A, ed è questa qui. Questa la chiameremo B, questa la chiameremo C, e poi abbiamo queste altre due chiavette che andremo a prendere in considerazione, che le schiacceremo poi con la mano destra, la chiameremo D1 e D4. Comunque avrete poi il riferimento con la tabella in allegato. Allora, la prima nota che andiamo a guardare di questo registro è il Re, quindi portavoce e chiavetta A premuta con questa parte della mano. Re diesis o Mi bemolle, portavoce, chiavetta A, chiavetta B con questa parte del dito indice. Mi, portavoce, chiavetta A, chiavetta B e con la mano destra andiamo a premere la chiave D1 con questa parte del dito indice. Fa, portavoce, A, B, C con questa parte del dito medio e di nuovo la chiavetta D1. Fa diesis o Sol bemolle, sempre portavoce, chiavetta A, B, C, D1 e con l'anulare andiamo a premere il D4, che è questo qui. Ok,